Salve a tutti ragazzi, sono Lord Kane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Si ritorna alla tenuta GG e si va a far fuori un altro boss, almeno così diciamo che si prova. Perché questa tutta quest'ansia? Non lo so, Mr. Albert, probabilmente perché stiamo andando a cercare di far fuori un altro boss. Ce ne mancano solo tre, ho controllato prima. Ci manca il cannone stupefacente brigante da 16 grammi, complimenti per l'impegno bro. Il supremo suino e la carne informe. Ed oggi è proprio il turno del supremo suino, quel suin de me fradeo. No, non so neanche che dialetto sia, ma era una parodia di Peppa Pig fatta dai Game Boy che ho visto su YouTube, per cui vabbè, cose che non hanno nessun senso di esistere. Dunque, Dedalo, livello 7, in realtà campione livello 5. Ho tirato su questo party, non ne sono super convinto che sia un buon party, ma diciamo che almeno hanno il loro perché. Ne ho messo Mr. Albert, le bruse leggendarie in prima posizione, abilità di recupero aumentata, precisione danno che male non fa, anzi fa solo che bene, anche perché il nostro Lebroso non è proprio il personaggio più preciso della storia, anzi direi che è piuttosto scrauso da questo punto di vista, però ha intimidire che dà penalità al danno, quindi è una cosa che credo tornerà parecchio utile contro il boss. Ha la possibilità di usare incrollabile che gli dà un più 40% protezione, che non è affatto male, poi per il resto è danno e un po' di cure survivability, non so come si dica, ma andatemi ancora in missione. Sicuramente Velenoso Low sarà il prossimo a partire. E il nostro Velenoso Low è principalmente un DPS di prima fila, ma anche se in seconda posizione. Principalmente lo terremo per fare danno, anche lui ha incremento di danno, incremento di cure. Non stanneremo, siamo nel Dedalo, non dovrebbe essere super utile. Abbiamo comunque un doppio supporto di cure, abbiamo Kentucky, ok? La cui funzione principale contro il boss, ok, sarà fare danno col colpo da cecchino, ma non marchieremo, non ho messo il marchiamento come abilità, fare danno durante contro il boss, la fasciatura che un po' ci curerà durante la nostra esplorazione, e principalmente flare si chiama in inglese, segnale luminoso, il bengala, non so bene, beh, qui è tradotto segnale luminoso, lasceremo così, che rimuove marchio e dà, vabbè, resistenza ai debuff che non ci super serve. Sì, sono andato a controllare, ho visto che il supremo suino, che fra l'altro in inglese è Swine God, credo che in italiano credo sia una bestemmia, per cui forse è per quello che l'hanno tradotto il supremo suino, credo di sì. Comunque ha velocità molto bassa, velocità tipo 2 questa a livello più difficile, per cui già una velocità 4 dovrebbe bastarci, e comunque magari ci ricorderemo di togliere la pietra veggente prima di scontrarci contro il boss. Se rimuoviamo il marchiamento dovremo subire gran poco danno, e da qui anche il ruolo del nostro Gabe De Simon, che sarà sì il guaritore del party sicuramente, ma contro questo boss principalmente cercherà di usare avvizzimento per far avvizzire il supremo suino e trasformarlo in pancetta bella croccante. Deve essere veramente buona questa cosa. Meno 40% danno, 139% di base, più un 40% di possibilità di debuff. Ok, il piano c'è, funzionerà, non ne sono così sicuro. Abilità di d'accampamento, andremo su, direi, incordare la balestra, che fa cose buone, anche se gli dà meno 2 velocità. E questo può essere un problema, perché se poi lei agisce dopo del suino potrebbe essere un problema, non ci avevo pensato. Comunque quanto toglie la velocità? Questo toglie 1, quindi andrebbe a 5, meno quanto era, meno 2 andrebbe a 3, allora probabilmente non potremo usare incordare la balestra, è un peccato perché fa un sacco di danno questa cosa. O potremmo aumentare la sua velocità con qualche trinket e possiamo rinunciare all'esplorazione. No, non voglio rimuovere tutto, per favore gioco, non mi far fare cose a caso. Vediamo come possiamo aumentare la sua velocità. Questo decisamente non lo fa, questo non lo fa, questo non lo fa, questa da abilità di cura, queste cose non lo fanno. Ci servirebbe un trinket che aumenti la velocità, ritengo. C'è qualcosa che fa questa cosa, non ne sono affatto sicuro, la stiamo cercando assieme, direi. Le mitiche coroncine, precisione critico schivata, no, datemi un minimo di velocità in più, più alta schivata, più 2 velocità. Potrebbe essere una buona idea, piuttosto che dell'esplorazione. Non mi dispiaceva l'esplorazione nel Dedalo, ma credo faremo così, dai, su via, credo possa aver senso. In realtà non interessa agire dopo il maialino coraggioso, Gabe, come si chiamava quella cosa, e poi col meno 2 andremo a più 5 di velocità. Ok, dai, facciamo così, diamo questo bonus alla velocità, resistenza agli spostamenti non dovrebbe essere
così grave, avere una penalità, e per il resto siamo pronti, quindi potremmo usare come abilità d'accampamento tende incordare la balestra, 3 punti. Ricordiamoci di usare la forza oscura, che sono altri 2, quindi andremo a 5 spe di spesa. Poi useremo qualcosa per non essere attaccati alla notte, quindi da 5 andremo a 9, e poi ci avanzano 3 punti. Direi che sarà il riflesso che ci dà meno stress, ok, ma soprattutto ci dà più precisione e più critico, ok, ma principalmente ci interessa la precisione. Detto questo, cos'altro dire? Niente, ragazzi, si parte verso il supremo suino, il supermanzo apocalittico. I trinket abbiamo visto, le abilità le abbiamo viste, almeno credo. Ricordiamoci, no, non dobbiamo cambiare nulla in realtà. Nei Warrens in inglese, perché i veri fighi sanno che si guarda, qui che è in inglese, per cui si guarderà. Dice che possono esserci utili delle bende, perché qua tendono a farci sanguinare di bruttazzo, e quasi quasi ne prenderò qualcuna in più. Dai, ne prendiamo, ma esageriamo, ma chi se ne frega, prendiamone 9 a caso. Ci potrebbero servire delle medical herbs e ne prenderemo a manettone. Ne prenderò 9 anche di queste, non c'è nessun motivo in realtà. E ci possono essere utili delle holy water, ne prenderò 6 e ci può stare. Poi direi che andremo di vanghe, ma prendiamone pure 4. Chi se ne frega, siamo pieni di soldazzi. È un'avventura alla luce, vero? Sì, perché abbiamo dato l'anello solare, per cui daremo anche quello. Daremo un po' di chiavi, 3 credo bastino. Andremo lunghi sul cibo, però prendiamo bombazza, via, portiamoci via un intero menù all you can eat, e poi andremo un po' lunghi anche sulle torce. Che tanto siamo pieni di soldi, abbiamo 100k. Siamo verso la fine del gioco, un altro paio di boss, sempre se riusciamo a far fuori questo, ovviamente. La possibilità di accampamento, altro da prendere non credo ci sia. L'antidoto non dovrebbe servire, almeno qua non dice che serve, per cui mi fiderò. E va bene, ragazzi, sentiamo cosa ha da dire il nostro antenato, che ha sempre qualcosa da ridire, e cerchiamo di scoprire le sue oscure macchinazioni, almeno per ora così pare. The great thing I had managed to bring through was brutish and stupid. Moreover, it required prodigious amounts of meat to sustain itself. But this was only a trifling concern. After all, I had a village full of it. Ok, Antonato, sei sempre più una brava persona, però hai ragione anche te, insomma è un villaggio intero, cosa devi farci? Ogni tanto qualcuno si può, immagino, sacrificare al grande maialozzo, suppongo di sì. Allora, il boss. A testament to my failures. It must be Un destroyed. testamento dei tuoi fallimenti, allora sicuramente lo faremo. Il boss dovrebbe essere qua nell'angolo, sembra piuttosto semplice. Dicevo che l'abilità esplorazione sarebbe stata piuttosto utile, perché per la forma del Daedra una singola esplorazione può veramente esplorare tipo tutto il dungeon in un colpo solo. Vabbè, piglieremo questa torcetta, non dovrebbe essere così importante in realtà. Ah, ok, è sempre l'antenato che dice cose. È perché forse è un volume troppo alto. Becchiamoci pure sta trappolozza. Va bene, non è la fine del mondo. 4 danni in realtà mi sembrano anche troppo pochi. Ok, avrebbe anche potuto farci sanguinare, ma siamo raccomandati a quanto pare. Qua volevo tenere la luce un po' più alta, ma in realtà 76 va più che bene. Allora, ragnazzozzi, ok, non sembra uno scontro particolarmente difficile. Possiamo ucciderne qualcuno? No, tu fai dei 7 a 13, quindi non faremo un granché di danno. Ma boh, piuttosto che non far niente, suppongo che non faremo assolutamente nulla. Infatti, va bene, trapaniamoli a caso. Demolito, mi piace questo tuo stile, antenato. Dici cose che ci piacciono. Muori, ragno verdozzo. Ora lei può fare solo questo: si può fare solo il tiro cieco. Che fra l'altro fa 14 danni, che non era il massimo perché poteva fare dopo 17. Non avevo pensato. Beh, non useremo, credo. Anzi, sicuramente non useremo il tiro cieco contro il super suino supremo. Allora, non credo di voler usare quella cosa, che è una cosa di tipo di tortura. Ho un ricordo che può fare anche cose buone, ma non troppo buone. Quindi intanto vado a vedere sulla wiki per vedere un po' che effetto ha questo oggetto, che ancora non ricordo. Siamo messi bene, decisamente. 50% più 50 stress, non mi piace. 25% di togliere un quirk negativo, quindi un tratto negativo. 12% tratto positivo, esploratore del Warrens oppure scavenger Scrooger dei Warriors, vabbè, comunque nulla che ci interessi. Non abbiamo esplorato, pick up, ok, non dovrebbe essere la fine del mondo. In realtà cerchiamo di tenere la luce bella alta. Decisamente ho preso troppe torce perché ne abbiamo prese 8.000. Questo spostamento non mi piace neanche un po', in realtà, vi dirò la verità. Vabbè, concentreremo i danni sulla seconda fila, dovremmo morire con un paio di colpi e forse no, questo non basterà affatto. Da 7 a 12, da 7 a 13, va bene, abbiamo fatto abbastanza poco. E tu, mio caro, inizia ad avanzare, non è che puoi fare molto da là dietro. Non abbiamo la lancia sacra, per cui se è lì, è lì, ma il supremo suino non dovrebbe spostarsi in alcun modo. Potremmo subire un po' di stress, ma
l'avventura è abbastanza breve, abbiamo comunque il crociato che in qualche modo un po' di stress dovrebbe poterlo rimuovere. Quindi tu non puoi fare nulla, quindi va bene, attacchiamo qui, non possiamo farci un granché, e poi cercheremo di far fuori Mister Spazzaneve, no, in realtà era Mister Suino, che ora è cadavere, per cui non saprò mai come si chiamava. Non c'è un motivo per fare altro, quindi attacchiamo semplicemente quell'attacco che fa più danno, proprio dove fa più male. Probabilmente l'hai preso sotto il capezzolo sinistro, nascosto da questa bella barbozza. Ah, un po' di stress e un po' di danni. Va bene, tu quanto stai prendendo? 4 danni. In realtà forse aveva senso usare una benda, eh? Probabilmente avrebbe avuto senso. Ma ormai scordiamoci un passato che ha dato, cos'era quel detto che neanche so pronunciare. Forse anche qua aveva senso rimuovere un po' di stress piuttosto. Potremmo fare una cura. Tu quanto hai di velocità? Hai 7. Tu hai 10, tu hai 7, per cui è un 50-50, 10, 3, ok, no, cerchiamo di finire questo tizio. Certo che non riusciremo mai a ucciderlo. Noi facciamo una 4-8, per cui suppongo faremo una cura, ci beccheremo un'altra trapanata in faccia, a meno di non vincere un flip, ok, non abbiamo vinto i flip, ci lacera e ci fa anche piuttosto dolore in effetti questa cosa, non benissimo, e adesso iniziamo a prendere un po' troppi danni, per cui direi che le bende qua ci stanno, ci faremo una cura, suppongo, vorrei curarmi, ok, ce l'abbiamo fatta, ci faremo una cura con lui, ci faremo una cura con lei, e no, attacca prima velenoso, che aveva velocità 3 ma agisce prima della gente che ha velocità 7, ci sta, vabbè, comunque l'abbiamo fatto fuori. E va bene che sia così, parla di saggezza del nostro antenato, effettivamente queste, se uno mangia così tanto diventa così manzo, non è neanche colpa sua se dopo la spada lo trapana per benino. Non ci serve un granché questa roba, prendiamola lo stesso, in realtà non ci servono neanche i documenti, per cui buttiamo giù i documenti, non ci interessa, noi non abbiamo nessuna documentazione, la nostra patente è scaduta da un bel po', e proviamo comunque a farci imbarcare in aereo, ma non credo sarebbero così d'accordo di farci salire senza documenti, non ne ho idea, ma non è un problema che si presti nel fantasy, almeno credo, insomma, poi non so se quando eravate più piccoli anche voi giocavate a Dungeons and Dragons per un breve periodo e per senza mai finirci brutalmente dentro, sì, probabilmente sì, ma si era un po' piccolini, allora magari c'erano quei master che impazzivano creando documenti di riconoscimento che dicevano: bro, adesso ho capito che tu sai cos'è una carta d'identità, ma non so se loro lo sapevano, evidentemente loro lo sapevano. Dove sta andando a parare? Non ne ho la più pallida idea, mica sono un portiere. Comunque, cosa fare qui? Vorrei tenere gli HP un po' alti, perché qui stiamo per più o meno siamo arrivati al boss. Il suo danno non è poi così influente, per cui dai, farò una cura, anche se probabilmente avrebbe avuto senso anche far danno da dietro. Direi che vorrei togliermi dalle spese il suino tuonante, solo perché non oso immaginare come mai tuoni. Fra l'altro noto che questo, come possiamo chiamarlo, tamburo, sembra avere le fattezze di una faccia, per cui probabilmente è effettivamente una specie di faccia conciata, molto sciccoso, devo dire, niente da dire. Ci prenderemo un bel po' di danni in questo scontro. Ho attaccato il suino, non ci crederete, ma perché sapevo, non ci crederete, che poi l'altro arpionatore sarebbe spostato di una posizione, avremmo poi potuto finirlo con il nostro attacco. Qua credo anche userò una benda, perché tanto non mi serve un granché tenerla. In realtà avremmo potuto quasi finirlo con un attacco. La parata di ferro non ci piace, ma ci piace averla schivata, ci avrebbe probabilmente stordito e fatto brutte cose. Peccato che sia rimasto uno, perché sarebbe stata una buona occasione, insomma, per liberarci di quella cosa. Qui prenderemo un po' di stress? No, perché devo dire che il nostro Gabe De Simone oggi evita qualsiasi cosa, non ha nessun problema, gli scarta come fossero figurine doppie, per cui ben per lui. Andremo ad attaccare l'ultima posizione con questo nobile critico, GG, proprio dove avevo predetto. Bella forza, se lo dici dopo è sempre dove l'avevi predetto, no? Dici dopo, bella forza, insomma, sei veramente un grande pronosticatore, potresti giocarti le schedine sportive, cosa che non sono capace di fare, fra l'altro. Ne parlavo giusto qualche giorno fa con uno student pokeristico, ovviamente, che fa: ah, Andre, mi sono rimasti 40 euro del conto, quasi quasi, visto che abbiamo cambiato quasi quasi, me li metto in una schedina, e poi babam, quadruplica l'investimento a caso, gamblando a caso su una partita calcistica. E gli ho detto: bro, che devo dirti, GG. Io ho un vago ricordo delle schedine di quando ero piccolo piccolo, e so che le facevano al bar, quindi siamo messi bene, no, come ricordo molte cose, e credevo fossero solo quelle calcistiche, no? Più o meno. Allora, comunque, bando alle ciance, qua vorrei curarmi questo turno, fare un'altra cura con Gabe e poi finire lo squartatore, che non dovrebbe essere difficile da finire. 10 di cura, neanche malvagio, siamo tornati abbastanza in su. Faremo comunque il nostro riposino prima
di andare contro il boss. Qua pigliamo pure tutto, non pigliamo assolutamente nulla. Vabbè, sei bende non ci servono, quindi prenderò i soldi. Non dovrebbe servirci neanche null'altro, quindi suppongo potremmo anche poter riposare adesso. Peccato che non riusciamo mai a fare questa esplorazione, ma credo possa starci. No, dove siamo noi? Noi siamo qui. No, allora va bene, dai. Va bene, riposiamo, facciamolo. Così almeno possiamo anche lottare qualcosa in più. Allora, usiamo questo. Come HP? 63, 61, 35. Siamo al massimo. Quindi questo cibo non dovrebbe servirci. Buttiamo giù questi. Pigliamo su questi. Boh, vabbè, credo faremo così. Non ci servono neanche tutte queste torce, ma non credo neanche ci serva tutto quel cibo. Per cui staremo così. Allora, dunque, per prima cosa direi che aumenteremo un po' il suo stress e daremo più 20% di danno. Ora, la persona che ha maggior precisione, andiamo a vedere un attimo. Chi può essere? Modifica precisione, vabbè, più 10 per questo. Dove sono le possibilità di colpire? Precisione base 105. E la precisione base di questa è 95. E la precisione base di questa è 115. Ha una precisione anche abbastanza alta, più anche il trinket. Allora probabilmente vogliamo dare l'incremento di danno a Velenoso Low. Allora, più 20% danno, dagliela, vai. Poi accordiamo la balestra, incordiamola, magari possiamo incordarla. Poi avevamo detto volevamo prevenire le imboscate notturne, fatto. E dopo andiamo a darci soprattutto, cos'era, il riflesso. Ok, sembra aver funzionato. Siamo leggermente stressati, ma Gabriel e Simone per forza si stressa, cioè guarda com'è vestito e guarda con cosa dorme, mentre l'altro ha una maschera in mano con un bel faccino, bello un po' spregiato, suppongo. No, spregiato no, in realtà lebroso. Che faccia ha? Non lo so, la faccia che si scolla, face off. Comunque apriamo questa cosa, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Loot che onestamente non ci serve neanche un po', però mettiamo giù questi e mettiamo giù. Ma ha senso buttare via dei soldi per della roba che non ci serve? Non penso, però onestamente non ci servono neanche tutte quelle erbe medicinali. E quindi si va. C'era qualcos'altro che dovevamo ricordarci prima di fare il boss? Qualche abilità da mettere, qualche trinket da togliere? Ah no, c'era il trinket che dava esplorazione, che però abbiamo già tolto. Questo scontro, il suino là dietro è un po' antipatico, cioè sia chiaro, è la cosa che può fare più cose in assoluto. Non abbiamo possibilità di stordire, non possiamo fare un granché. Potremmo ridurre il danno, che se non ricordo male questo è un po' antipatico, quindi gli ridurrò il danno e credo sia meglio, perché così cerchiamo di arrivare dal bosco con il maggior possibile numero di HP. Quindi vediamo se Kentucky riesce a far fuori questo tizio. Dai 7 ai 15 ci sono discrete possibilità. Bella precisione chirurgica, 15 comunque di danno, anche se ti avevo dato meno 40% di danno. Sono contento di averti dato quel debuff. A quanto pare male non ci è andata, l'azzoppamento non mi piace neanche un po'. Danno un po' dappertutto e non abbiamo modo per pulire questo danno in modo efficace, perché il nostro guaritore fa buone cure a volte, ma le fa, diciamo, a bersaglio specifiche, non a molti bersagli. Allora qua non abbiamo possibilità di rimuoverci il come si chiama, il blight, cioè l'avvelenamento. Bello questo critico, non serviva a un granché. L'hai anche fatto sanguinare, 3 danni per 3 round. Ok, non è andata proprio così bene, va bene, cerchiamo di farlo fuori. Buono, molto buono. Quindi morirai in questo turno, suppongo, se decidiamo di attaccarti. Velocità 9, va bene, facciamolo. È inutile che stiamo a pensarci troppo, qui raccimoliamo un po' di soldini, va bene così. Fatemi controllare una cosa, allora il boss è qua dentro, prima di avvicinarci troppo, fermiamoci un secondo. Allora, non abbiamo antidoti, quindi lui partirà con 6 HP in meno. Possiamo comunque curarci un po', magari avanziamo ancora un pochino prima di farlo, quindi curiamoci un po' di qua, male non ci fa, mangiare prima del boss, va bene. Qualcun altro può curarsi? No, tu prenderai 3 danni, ma non è la fine del mondo. 55, 35, 60. Ok, siamo full HP, tranne lui che prenderà qualche danno. Trinket siamo a posto. Abilità secondarie mi pare vadano già bene. Questa va bene. Non ce ne faremo assolutamente nulla dell'accusa zelante. Credo terrò il bastone della fede. Nel caso dovesse essere marchiato, potremmo darci un buon bonus di protezione. Potrebbe avere senso. Tu da qui puoi fare. Non ci interessa. Credo tu possa rimanere così. Sicuramente non useremo mai l'artiglieria abissale. Veramente mai. Perché se facciamo danni al maialino, poi ce le prendiamo per benino, direi. E lei invece potrebbe mettere marchiamento al posto del tiro cieco. Non credo lo useremo tanto, se non mai in realtà, ma probabilmente lo useremo più di un'abilità che non useremo per nessun motivo al mondo.
Detto questo, prima di entrare al boss, facciamoci una bevuta. Non ci serve perché in realtà, no, beh, cioè in realtà il maialino può stannare, per cui effettivamente può servirci. Accenderò anche una torcia così in nome dei vecchi tempi. Eccoci qua, ragazzi, siamo qui. Ecco, questo tizio può stannare, e questo è un problema. E vabbè, ha stannato Velenoso Low. Non la fine del mondo, tanto in realtà non è proprio il personaggio su cui facciamo più grande affidamento. Avremmo potuto mettere probabilmente anche un cacciatore di taglie che fa più danno contro questa taglia 2. Allora, quindi avvizzimento a go go su questo tizio. Speriamo che vada a buon fine. È andato a buon fine, lui per 3 round avrà una bella penalità al danno. È stata marchiata lei, va bene, vediamo se fa tempo a rimuoversi il marchio. Ridurremo ancora il suo danno. Lui ha un debuff 65%, quindi abbiamo tipo un 50% di riuscire nel nostro intento, ma credo abbia senso perché comunque ok, l'abbiamo debuffato e ha meno 75% danno. Rimuoverò il marchio perché è l'unico motivo per cui l'ho portata in sostanza. E ok, flagella a caso e schiviamo. Oh yeah, questa strategia a sorpresa sembra funzionare in qualche modo. Vediamo se ci stordisce ancora. No, non l'ha fatto, anche perché siamo pieni di buff. Allora io direi che, visto che siamo ancora messi bene ad HP, insisto nello staccare dei debuff a questo tizio che ha meno 113% di danno. Non sembra malvagia come cosa. Marchiati in due, rimuoviamo anche i marchiamenti. Oh ragazzi, cioè stiamo andando alla grande, ma veramente alla grande. E quindi niente, andiamo di violenza. Questo tizio ha un sacco di HP, 271 sono veramente tanti, e ci ha fatto però zero danno, quindi direi che sta funzionando questa cosa del debuff, e quindi direi che iniziamo a fare un po' di danni in più. Non che ne faccia tantissimi, cos'è? Solo il meno 33% rispetto all'intagliare, l'attacco base. Non stordirmi lui, mi hai stordito lui, per cui recupererà un po' di danno. No, ancora meno 113, in realtà finisci questi due, va bene, ma tanto noi possiamo sempre demarchiarci se attacchiamo prima noi, quindi faremo un altro intimidire. Però effettivamente non fa molti danni questa cosa, ma se riusciamo a insistere con i debuff di certo male non ci fa, e riusciamo anche a rimuovere di nuovo il marchiamento. Ragazzi, questo gruppo sembra funzionare, io ve lo dico, magari è presto per dirlo, ma se riusciamo ad annullare i danni che fa il supremo suino della violenza, forse diciamo che la possibilità di ridurre la possibilità di essere stannati non sarebbe stato male. La possibilità di ridurre la possibilità è come un rischio di un pericolo di un pericolo, che dovete sapere per legge non è un pericolo, per cui se voi pensate di essere che ci sia stato un pericolo, di essere stati messi in pericolo, in realtà non ha conseguenze legali questa cosa, a meno che non sia, diciamo, un pericolo particolare, tipo oh ragazzi sono andato via con una bomba che però non poteva esplodere. Ups, questo critico non me l'aspettavo, ve lo dico, decisamente non me l'aspettavo. Quindi prossimo turno tu curerai, mi sono perso via, meno 70% di danno. Non credo ci serva un granché, ma non ci serve neanche un granché marchiare, quindi credo faremo danni e faremo anche parecchi danni. Ora Gabe vorrebbe curare ma non può. Come mai mi hai fatto così male tu, tizio? Eravamo perché non abbiamo fatto tempo a togliersi il marchiamento. Va bene, Gabe, cercherai probabilmente in questo turno di curare, a meno che tu non venga stannato, che sarebbe una bruttissima cosa. Ah, è avvenuto. Allora avremmo probabilmente potuto aumentare la nostra protezione prima. Comunque, vabbè, finiscilo su di lui. Speriamo di fare in tempo a rimuovere il marchio, e quindi qui attaccheremo, suppongo. Sì, qua non credo non abbia senso non attaccare. Rimuoviamo il marchio, così da ridurre ancora il danno. Cerchiamo di fare un'altra riduzione di danno. Sì, intimidire, va bene, ottimo anche questo critico. Meno ottimo direi che il fatto che non abbia rimosso, perché ancora su di lui. Vabbè, dai, 10 danni non sono tantissimi. È ancora messo piuttosto bene. Strepitieri su di lui, va bene, suppongo. Beh, poi fra l'altro va ancora meglio se resiste. Ora tu hai meno 40%. In realtà vorrei tanto curare lui, ma non credo lo farò. Credo mi concentrerò sull'avvizzimento, perché così dovrebbe fare meno 80% danno. Dovremmo riuscire in qualche modo a sopravvivere anche se dovesse attaccare poi il nostro velenoso. E quindi andiamo a rimuovere di nuovo il marchio, che va bene, perfetto, attacca là dietro e 10 danni. Sarebbe stato un po' pericoloso perché lui era effettivamente 10. Ok, forse stiamo gamblando un po' troppo, magari dovremmo curarci un po' di più. Però guarda che bei critici da 11, non sono proprio grandi critici. Ha debuffato? No, perché ha meno 40% di danno. Non mi stannare il guaritore, grazie caro, e insistiamo comunque a dare i debuff.
credo sia piuttosto importante. Ok, finisci questi due e il boss fa tipo il 100% di danno in più sui marchiati, per quello che sto rimuovendo. Sto rimuovendo i marchi, e così che l'attacco finisca un po' a caso, faccia meno danno in giro. Meno 80%, insistiamo, cerchiamo di dargli un'altra penalità. Ok, ha funzionato, meno 113, ottimo. Credo che potrei anche volermi curare, ma la cura da per quant'è? No, beh, danno è 15-28, la cura è da 5-6, più il 40%, niente, dai, attacchiamo. Il Supremo Suino non è messo benissimo, fra l'altro il fatto che rimuoviamo i marchi, vedete che funziona piuttosto bene, un minimo di stress è tranquillamente sopportabile, e strepiti su di lui può essere tipo il miglior bersaglio che potesse scegliere, fra l'altro abbiamo addirittura respinto. Avremmo potuto usare un po' di acqua e sante, fra l'altro lo userò sul guaritore, perché il guaritore, sul guaritore che debuffa, tu hai meno 113%, per cui rischiamo questo turno, curiamo, rischiamo, insomma facciamo una buona cura, e gli è rimasto il meno 113, in questo turno potremmo riuscire ad ucciderlo, quindi direi che la situazione è piuttosto buona, rimuoviamo di nuovo i marchi, sta funzionando, sono commosso, questa strategia sta funzionando, e hai meno, ok, possiamo fare danno, tanto è a 16, potremmo riuscire a ucciderlo in questo turno, flagellazione fa solo 3 danni, non era poi così selvaggia, caro fratello, e beccati questo, sono fratello di un suino. Ok, quanto è la tua per diventare una tonnellata di carne putrescente? Non lo so, sembra una di quelle barzellette che poi finisce male per i carabinieri, quindi credo di non voler neanche provare a rispondere. Allora, questo rimuove anche stordimento, sappiatelo, lui deve ancora agire, ha senso rimuovere lo stordimento, suppongo, tanto questo scontro è triviale. Fra l'altro sappiate che se noi adesso abbandoniamo la battaglia, cioè ci ritiriamo sostanzialmente da questo tizio, comunque ci darà il suino aperto, il suino ucciso, il suino ridotto a costine, costicine. Beh, comunque la terra trema, poi lo siamo con un colpo. L'abbiamo giudicato colpevole, hai fatto bene a farlo adesso. Questa da... va bene, questo non so se l'ho mai visto. Più 12 giocata, più 10 di precisione. Se manca una figata questo oggetto, va bene. Allora, lottiamo pure a caso, tanto credo concluderemo qua, insomma, la nostra esplorazione. Quindi togliamo questa, togliamo a caso, togliamo le torce, non cambia un granché. E comunque ragazzi, GG. Un secondo solo che continuiamo avventura, magari esploriamo. Abbiamo effettivamente esplorato, magari c'è una stanza segreta proprio qui a casa, non c'è, ma allora direi che ce ne andiamo a casa vincitori da questa bellissima grigliata olio canita a base di supremo suino gigante che abbiamo fatto abbastanza agevolmente fuori. Abbiamo rischiato un pochino, sì, probabilmente sì, però mi sembra un gruppo che insomma ha performato piuttosto bene. Poteva aver senso, piuttosto che l'aumento di cura, magari la resistenza allo stordimento, probabilmente, su magari sul nostro non è un vestale, evidentemente, sul nostro, come si chiama, demonologo, no, insomma sul nostro guaritore, che è Gabriel Simon, di cui adesso non ricordo il nome della classe. Siamo messi bene. Dispersivo, va bene, non ci cambia nulla, meno 20% HP vogliamo togliere, illuminazione può anche rimanere, più uno critico non mi dispiace, sterminatore soprannaturale non era male, coscienza sporca, cosa hai fatto Gabriel Simon? Non lo sai, invece che Kentucky è diventata estremamente calma, e un avventuriero della Landa però ha bonus in Dedalo, mentre esploravamo i Warriors, che erano effettivamente i Dedali. Non capisco, probabilmente c'è qualche errore di traduzione. Comunque ragazzi, un altro boss morde la polvere, ben per noi, ce ne mancano solo due, che fra l'altro probabilmente dovremmo sbloccare, credo, perché non li vedevo qua. Ah no, eccoli qua, abbiamo la carne uniforme che potrebbe essere la prossima che andremo a fare. Prenderemo questo meraviglioso cuore, così non so perché è meraviglioso, ma da resistenza al dissanguamento HP, e poi dobbiamo sbloccare l'ultimo boss, ecco perché non c'è l'ultimo boss, dobbiamo andare qua e andremo comunque la prossima volta a cercare, a decisamente trapanare, insomma finché ci va così bene, non vedo perché no, due boss, Darkest Dungeon finale. Quindi siamo verso la fine, ragazzi, di questa serie che mi stava divertendo così tanto. Come faremo? Non credo farò un'altra run dopo, ma dobbiamo ancora finire questa, per cui magari aspettiamo a tirar su quello scettro della vittoria, non esiste, quindi la coppa, magari la coppa del nonno, direi che tirerò su per elogiare la mia vincita, ma non mi fascio la testa prima di essermela rotta, cerco anche di non romperla possibilmente, così come non alzo la coppa del nonno prima di averla mangiata. Oh yeah! Comunque su quest'ultima stupidaggine io direi che vi saluto, per il video di oggi è tutto, ci vediamo alla prossima volta, un saluto dall'Orkane, ciao ciao.